Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Situazione molto dinamica nei prossimi giorni. Siamo in attesa di vari sistemi nuvolosi che dall'Atlantico raggiungeranno il Mediterraneo occidentale e l'Italia e, come vedete da questa grafica, coinvolgeranno principalmente le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Possiamo vederlo ancora più in dettaglio con le piogge che appunto stanno per arrivare al nord, sono già in atto in queste ultime ore. Neve in montagna, ma mediamente oltre 1000-1200 metri, anche perché nonostante questo maltempo non farà freddo nel nostro paese. Lo capiamo anche guardando la direzione dei venti che soffieranno sul Mediterraneo e sull'Italia. Come vedete arrivano tutti da sud e questa è una classica situazione che si presenta quando arrivano le perturbazioni atlantiche precedute appunto da questo flusso di correnti meridionali. E in effetti temperature che pensate al sud potranno anche superare i 15 gradi. Vediamole allora queste temperature a inizio giornata, valori bene o male al di sopra dello zero in tutta Italia, solo sulle zone montuose, in particolare sull'arco alpino, scenderemo al di sotto dello zero. Come valori diurni, dicevamo, clima anche mite. Guardate l'Italia che quasi si colora di giallo perché le temperature in alcune zone potranno anche superare i 15 gradi e localmente avvicinarsi ai 18. Infine, un'occhiata a quello che capiterà nel fine settimana, ancora tempo molto variabile, ancora vari sistemi nuvolosi sul nostro paese, con le precipitazioni che interesseranno sempre principalmente il nord Italia, il versante tirrenico e altra neve sull'arco alpino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.